Intanto io do il buongiorno e lo ringrazio in collegamento via Skype Stefano Buffagni, viceministro dello sviluppo economico. Buongiorno, buongiorno Buffagni. Buongiorno a tutti. Allora, poi naturalmente entriamo anche nel merito di questo decreto che un po' spacca quella che avevamo definito l'unità nazionale, perché Lega e Forza Italia non condividono alcuni punti. Oggi c'è un'intervista di Berlusconi al Giornale che dice così non va un appello a Conte. Però volevo partire con lei dalle parole di Fontana, no? È possibile un inasprimento, diciamo così, delle condizioni, insomma, delle condizioni per le quali possiamo uscire di casa? Innanzitutto buongiorno a tutti, io condivido sia le parole di Fontana sia quelle che lei ieri ha espresso. Io non sono per il buonismo in questo caso, perché stiamo parlando di vite umane e quindi non è esclusa nessuna ipotesi, considerando che qui sono arrivati i camion dei militari per portar via le bare, talmente tanti sono i morti. Quindi è una scena di guerra che nessuno di noi avrebbe mai immaginato di vedere, e credo che la tutela della vita umana di tutti sia fondamentale e prioritaria, visto che comunque la situazione economica ne risentirà e servirà e cambierà tutto in questo paese. Dovremmo ragionare su come ripartire dopo questa guerra contro un nemico invisibile. Credo che in alcuni territori, in alcune zone, se i cittadini non sono in grado, si potrà anche valutare questa ipotesi. Ecco, io la chiedo anche da parecchio in alcuni territori, perché evidentemente non siamo abbastanza pronti come cittadinanza attiva a comprendere la gravità del caso. La coppia che ha incontrato lei ieri è l'esempio, no? Senta Buffagni, posso chiederle scusi, da dove è collegato? Da Milano Nord, oh, casa, ecco, mia. Perfettamente, quindi lei conosce bene, diciamo così, la realtà e la sofferenza che sta vivendo in questo momento quella regione. Ah sì, ma io conosco anche le persone, ci sono alcuni territori che hanno tutti almeno un parente, un amico che è attualmente ricoverato o hanno un morto, ma si parla anche di gente giovane, di ragazzi in forza di 40 anni, di 35 anni, che sono ricoverati attaccati ai respiratori. E che rischiano, che vengono spostati perché bisogna accogliere altri malati, perché la degenza richiede tanto tempo, richiede dei macchinari complessi di cui non avevamo appunto tutta la dotazione come paese, perché nessuno si aspettava una situazione di questo genere, il che significa persone che muoiono sole, senza neanche la compassione dei propri cari vicini, perché non possono entrare, perché rischiano di contagiarsi, non possono neanche star vicino perché la situazione negli ospedali è ingestibile. Quindi mettiamoci una mano sulla coscienza e rendiamoci conto della gravità della situazione. Ecco, io, la zona Bergamo-Brescia in questo momento è un campo di battaglia. Da questo punto di vista si sentono continuamente ambulanze, ed è sinceramente anche qui, ma per fortuna meno, ed è un colpo al cuore ogni volta, perché uno dice speriamo non sia un mio caro, un po' di egoismo che è umano e credo che debba servire a tutti noi per fare la propria parte. Adesso entriamo poi a parlare anche del decreto. Volevo andare subito da Carmelo Skrinà, che è collegato, adesso ci dice lui da dove. Naturalmente siamo sempre in Lombardia. Buongiorno Carmelo. Buongiorno Gaia, buongiorno ai telespettatori. Noi ci troviamo a Bergamo, ecco, in questo momento l'epicentro della la città più colpita di tutto il territorio lombardo. Sta arrivando un'ambulanza proprio in questo momento, ne è partita una due minuti fa per un codice rosso chiamata. Il presidente ci ha spiegato che molto probabilmente sarà anche questa volta un eventuale Covid. Ci sono almeno 300 chiamate al giorno qui nella sede centrale della Croce Rossa, che fa moltissimo per questa comunità, perché non soltanto i dipendenti ma anche i volontari si stanno occupando molto degli anziani, per esempio portano ogni giorno dei pasti, portano ogni giorno dei farmaci tutte le volte che hanno bisogno, 4, 5 fino a 10 viaggi al giorno. E poi c'è il problema chiaramente della positività, perché 120.000 abitanti fa Bergamo, sono 4.305 casi positivi, 312 soltanto nelle ultime 24 ore, ed è anche la città dove ci sono stati purtroppo più decessi. Lo ricordiamo, ieri ci dicevano sono arrivate 44 bare al cimitero,
Ieri sera l'intervento dei militari, sono arrivati 70 mezzi per portare queste bare fuori in altre regioni per la cremazione che in questo caso deve essere obbligatoria, perché lo abbiamo raccontato anche la settimana scorsa, cioè abbiamo visto il pietoso rito delle bare che finiscono all'interno delle chiese perché nelle camere mortuarie purtroppo non c'è più posto. Sono morte 300 persone in una settimana, sono morti due sindaci, il secondo ieri è morto un giovane medico del 118, aveva 46 anni, sono morti due preti e sono morti molti, molti anziani. E non è semplice fare questa cronaca perché è un continuo via vai di chiamate di persone. Sentite, un'altra, in questo momento, questa è un'altra telefonata che arriva. Ci spiegava prima il presidente Bonomi della Croce Rossa di Bergamo, con cui parleremo a breve. Un ultimo aggiornamento invece ve lo do su quello che doveva essere l'ospedale da campo, che doveva essere pronto, cioè doveva essere allestito all'interno della ex fiera, una situazione che ricorda un po' quella che si sta verificando a Milano, no? Con la fiera, con questo ospedale da campo. Ebbene, erano arrivati gli alpini, si stava già iniziando ad allestirlo, ma ieri è arrivato lo stop della regione, o meglio una sospensione da parte della regione Lombardia, perché ha detto al momento non abbiamo i medici. Abbiamo sentito ieri l'appello del presidente Fontana anche a tutti i medici della Lombardia, anche a quelli in pensione: chiunque vuole dare una mano chiamateci perché abbiamo bisogno. Ma appunto questa carenza di medici ha fatto sì che in questo momento i lavori si sono fermati. Il sindaco Gori ha parlato di un momento di incertezza, dice, se ce lo dicevano prima che non c'erano i medici non avremmo messo in moto la macchina, e quindi c'è anche questo problema. Noi adesso parleremo a breve, dovrebbe raggiungerci il presidente, ci facciamo un po' raccontare come funziona la loro giornata, delle telefonate che arrivano. Ti richiamo, esatto, tra poco, Carmelo. Quali protezioni queste persone prendono? Sì, va bene, ci sentiamo tra poco, torniamo a Buffagni. Non c'è bisogno di aggiungere altro, è un paese in guerra quello, è un paese che sta scomparendo. Non so se avete ben chiaro i numeri che vi abbiamo ripetuto di nuovo. Tanto do il buongiorno anche a Gianni Trovati, il Sole 24 Ore. Buongiorno Trovati. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, Buffagni, io torno a lei. Forza Italia e Lega dicono che così non va. Non va soprattutto per il lavoro e imprese, e chiedono di modificare insieme il decreto. Guardi, io non mi sottraggo mai ai miglioramenti, quindi l'importante è che non si faccia polemica politica. È chiaro che noi abbiamo 25 miliardi e abbiamo cercato di metterli subito in moto. Qualsiasi, ripeto, proposta migliorativa sarà ben accetta. L'importante è che in questo momento non si faccia una lotta, una speculazione politica, perché qui si parla di morti, si parla di vita di persone, si parla di posti di lavoro, si parla di imprese che faranno fatica a ripartire, se riusciranno a ripartire. Insomma, la situazione è complicata e abbiamo tante imprese, non solo quelle piccole, che già soffrono di una situazione di crisi di liquidità. Quindi io guardi, ripeto, non ho ancora avuto modo di leggere l'intervista di Berlusconi, la leggerò sicuramente, ringrazio lui per la donazione che ha fatto, come ringrazio tutte le persone che stanno donando, ciascuno per la sua parte, dai piccoli ai grandi, ma oltre a questo, ripeto, è fondamentale che ciascuno faccia la sua parte. Questo lo dico con molta franchezza, perché non è che basta stare tre giorni in casa perché il problema sparisce. Ah no, assolutamente, soprattutto per le persone, come diceva lei, che stanno perdendo un lavoro. Ci sono coloro che abbassano la saracinesca, non sanno se la riapriranno. Tante persone che in questo momento, anche ieri, ci hanno detto: noi preferiamo portare adesso i libri in tribunale perché abbiamo dovuto licenziare un sacco di persone, la produzione è ferma, non ce la facciamo. Do la parola a Gianni Trovati. Sì, è chiaro che l'entità, la profondità e la trasversalità di questa crisi non conosce sostanzialmente precedenti, e di conseguenza rende anche complicato predisporre delle misure che, oltre a essere, appaiano, diciamo, adeguate alla bisogna. Da questo punto di vista, il decreto che è stato approvato dopo una
complicata fase di gestazione, fa tutto quello che può in verità, nel senso che esaurisce subito i 25 miliardi di euro di spazi finanziari che sono stati resi disponibili dal voto del Parlamento e prova a intervenire un po' a tutto campo per andare incontro alle diverse esigenze. Con un tema di risorse non indifferente, nel senso che, essendo le platee interessate estremamente ampie sotto tutti i punti di vista, la dotazione finanziaria per aiutarle risulta a volte troppo ridotta, pur essendo ampia. Il caso evidente è quello della cassa integrazione. Ci sono 3,3 miliardi per la cassa integrazione, 700 milioni per il fondo di integrazione salariale, sono cifre enormi, ma la relazione tecnica dice che i calcoli sono stati fatti sulla base della dotazione, dell'utilizzo di questi strumenti per un mese. Ora è chiaro che fra un mese non sarà tutto risolto, probabilmente non sarà risolto nulla e bisognerà intervenire ulteriormente, però non è che il governo è impazzito e ha avuto una come dire, ondata di ottimismo, è che non si poteva fare altro. Qual è però il problema? Che molte misure essenziali, proprio per questa limitatezza della pur ampia dotazione finanziaria, saranno con il meccanismo che si chiama rubinetto. Ieri il presidente dell'INPS Tridico, meccanismo rubinetto vuol dire che quando finiscono i soldi finisce anche la prestazione, no? Ieri per esempio il presidente dell'INPS Tridico ha ipotizzato l'idea che per i 600 euro di una tantum per i lavoratori autonomi, professionisti e così via, che già 600 euro sono, come dire, un segnale, ma non molto di più, non riescono a indennizzare davvero la perdita economica che questi operatori hanno, si farà un click day. Click day, sì. Vuol dire che chi è più rapido avrà i 600 euro e chi è meno rapido no. Questo meccanismo nel decreto viene addirittura, non il click day, ma il meccanismo a rubinetto, cioè finché ci sono i soldi ti do la prestazione, quando finiscono i soldi si chiude la prestazione, viene applicato anche a dei meccanismi molto delicati, per esempio quelli che aiutano i genitori di bambini che stanno a casa da scuola perché le scuole sono chiuse, e addirittura c'è una sorta di limitazione finanziaria per l'estensione dei permessi di assistenza ai familiari disabili, l'aumento dei giorni di quella che in gergo si chiama legge 104. Ecco, un conto è fare un meccanismo a rubinetto, cioè quando finiscono i soldi non ti do più niente, quando fai, non lo so, un incentivo fiscale per gli investimenti delle imprese, eccetera. Quello è brutto, ma si può capire. Invece un click day per gli aiuti di emergenza risulta addirittura molto più ostico da digerire. Ecco, Buffagni, sarà così? Bisognerà così essere fortunati in questa lotteria di fare click e arrivare primi per avere un contributo? Guardi, il tema del click day non è solo arrivare prima, ma avere anche una connessione internet adeguata per potersi collegare, visto che abbiamo un paese che per egoismi di tanti manager per anni ha tenuto fermo lo sviluppo delle reti infrastrutturali della fibra ottica. Ecco, questa cosa mi preoccupa. Quindi noi, appena abbiamo letto l'intervista del presidente Tridico, abbiamo subito manifestato diciamo il nostro pensiero. Io qua sono stato anche in Regione Lombardia 5 anni, le assicuro che ho sempre contestato i click day, quindi non è che ho cambiato idea. Di contro, chiaramente bisogna trovare delle modalità applicative adeguate, quindi ci si sta lavorando, ma in tempi rapidi d'urgenza. Dopodiché, guardi, le assicuro che se potessimo faremmo molto di più per tutti. È evidente che la coperta è cortissima e il rallentamento dell'economia ci imporrà delle valutazioni differenti. Dopodiché siamo anche abbastanza veloci per poter cambiare e modificare qualsiasi cosa. Ecco, io guardi, come l'ho detto all'inizio sulle opposizioni, non siamo mai, io perlomeno non precludo mai i miglioramenti, anche se arrivano dalle opposizioni. In questo momento credo che servano solo idee buone, quindi l'importante è che ci siano delle proposte, perché sa, la critica, giustamente io la ricevo, fa parte del gioco, però poi le persone da noi vogliono le risposte. Senta, una domanda, diciamo così, che sì, si stanno facendo tutti, come lo modificate, come lo potete modificare eventualmente questo decreto con il Parlamento che è praticamente chiuso?
Ma il presidente Fico ha ribadito che il Parlamento non è chiuso, è che chiaramente sta lavorando al minimo e adesso è fermo perché chiaramente i deputati sono portatori potenziali di virus esattamente come qualsiasi cittadino, sono uguali a qualsiasi altra persona e quindi bisogna seguire tutte le procedure di sicurezza per fare in modo che si possano incontrare, però come va a lavorare un sacco di persone andranno anche i deputati seguendo tutti i presidi sanitari. Quindi bisognerà trovare, si sta lavorando per trovare delle misure agili, funzionali, perché non è che si può bloccare il Parlamento, perché dalle decisioni che avvengono lì dentro poi si ripercuotono, diciamo, gli effetti su tutti i cittadini. Quindi non è che possiamo... E anche lì le opposizioni si sono dimostrate molto serie l'ultima volta, perché abbiamo lavorato a Parlamento ridotto. Io personalmente ero pronto ad andare, ma ovviamente se arrivava un lombardo poteva scattare... il panico, e quindi si è detto lavoriamo tutti in remoto, stiamo facendo tutti i giorni continue riunioni in call anche per i ministeri, dai ministeri, perché poi abbiamo il personale in malattia, abbiamo alcune persone che non vanno negli uffici, abbiamo trovato dei casi e magari abbiamo dovuto sanificare nei vari uffici all'interno delle strutture pubbliche e private, quindi la situazione è complessa per tutti, ciascuno deve fare la sua parte, compresi i deputati che voglio dire seguiranno quando sarà il momento le procedure sanitarie adeguate, ecco. Velocemente, perché giustamente ricordava lei, non c'è tempo, ma insomma questo è un concetto che purtroppo abbiamo assorbito in queste settimane. Dottoressa, il decreto però è attivo, perché certo. È in gazzetta, quindi è legge gazzetta. Dello Stato d'oggi. Assolutamente. Senta, un altro punto, diciamo così, debole, molto contestato, mettiamola così, soprattutto da coloro che ne fanno parte come categoria, è quella che riguarda le partite IVA. Anche lì è migliorabile. Assolutamente sì, io diciamo nelle private riunioni mi sono molto battuto su questo tema prima che venisse approvato, anche se io non sono in Consiglio dei Ministri, perché chiaramente il tema è complesso, al contempo però è evidente che non si possono sprecare queste risorse, quindi nel frattempo si è iniziato a impostare un metodo, ma secondo noi, l'ha già anticipato anche il Ministro Gualtieri, si sta già lavorando perché ad aprile si faccia un miglioramento per parametrare le varie esigenze delle partite IVA. Cioè noi non è che possiamo dare soldi a chi non ne ha bisogno e possiamo dare troppi soldi a chi magari ne dichiarava pochi, quindi voglio dire dobbiamo riuscire a premiare con dei parametri oggettivi, che vuol dire il fatturato, ma lei sa meglio di me che il fatturato l'anno scorso non è ancora stato dichiarato, quindi non hai dei parametri da utilizzare domani mattina, e quindi ci si sta lavorando, e quindi anche lì al di là delle uscite sui giornali si lavora, si interloquisce tra le varie forze politiche via telefono, via videoconferenze, per capire come farlo, perché al di là dell'annuncio, del facile titolo, dell'intervista, perché giustamente qualcuno vuole rimarcare la sua esistenza, poi bisogna trovare soluzioni funzionali, ecco. Io ripeto, sono convinto poi che lì ci sia un problema anche più ampio, perché c'è il tema di alcune attività che secondo me hanno comunque dei costi superiori a qualsiasi indennizzo tu gli possa dare, quindi noi siamo intervenuti per ampliare la cassa integrazione anche alle aziende sotto i 5 dipendenti, cosa che non era mai successa, dai 5 ai 50, quindi le misure le abbiamo messe in campo, dopodiché se bisognerà eliminare qualche passaggio burocratico, in me troverà sempre un partner disponibile a farlo, perché la burocrazia è odiosa in questo momento ancora di più, però guardi, bisogna anche ricordare che siamo in Italia, dove anche in questi momenti ci sono sempre le persone che non rispettano le ordinanze, le persone che vogliono fare i furbi, e quindi dobbiamo anche tutelare sempre gli onesti, che è educativo, spero. Assolutamente sì, anche perché poi appunto gli onesti lavorano il doppio anche per quelli che fanno i furbi. Gianni, un'ultima domanda veloce per il Vice Ministro. Naturalmente è inevitabile la domanda sulla sospensione dei versamenti fiscali, che oltre a essere arrivata il giorno dopo il termine della scadenza è appunto una sospensione, quindi una misura di emergenza che però lascia aperto il campo ai successivi interventi. Dopo la sospensione, chi pure l'ha potuta sfruttare nonostante i problemi, che cosa si deve aspettare? Perché ovviamente richiedere a maggio tutte le tasse che sono state sospese questa settimana rischia di essere un danno ulteriore, peggiore addirittura dell'aiuto arrivato con lo stop. Prego, Buffagni. Guardi, mio malgrado non ho ancora la sfera di cristallo, quindi non ho la risposta di quello che succederà da qua a maggio, motivo per il quale abbiamo preso appunto un tempo adeguato.
Io invito innanzitutto tutti quelli che possono versare a farlo. Per esempio, il mio ex studio ha versato tutto, ha pagato tutti i contributi, perché chiaramente chi può nel suo piccolo deve fare la sua parte. E dopodiché affronteremo in questi mesi, in queste settimane, come gestire la situazione. Capiamo che chi non incassa ovviamente non ha la capacità finanziaria per versare quanto è dovuto, però lei sa meglio di me che, al netto delle comunicazioni finalmente che sono avvenute della Banca Centrale stanotte, lo Stato ha bisogno comunque delle entrate per poi poter garantire le uscite, gli stipendi degli infermieri e dei medici, a cui va il mio più grande ringraziamento per il lavoro che stanno facendo, tutti i servizi che abbiamo messo in legge di bilancio, quindi si sta cercando di trovare un equilibrio. Dopodiché è vero, stanotte è stata presa un'ottima iniziativa finalmente dalla Banca Centrale Europea, che forse è sempre stata un po' troppo egoista, ma non credo che sia assolutamente risolutiva questa misura, e noi ci batteremo anche in quella direzione, perché come sa meglio di me, oltre a finanziarci serve anche garantire le coperture e i finanziamenti alle piccole e medie imprese, serve prepararsi per ripartire con forti sostentamento di investimenti pubblici, e quindi voi sapete che per noi gli Eurobond già dal 2014 sono una proposta che portiamo avanti, si chiamino Covid bond o quant'altro, cioè lavorare a un'Europa seria, altrimenti l'Europa così non serve a nulla, perché è un'Europa di nani ed egoismi, e credo che faccia solo male, si faccia solo odiare anche da tutti gli italiani. E anche lì, diciamo così, c'è poco tempo, lo sappiamo. Torno un momento da Carmelo Schininà, a Bergamo naturalmente. Collegamento precedente c'erano 10-12 persone ai mezzi, adesso guardate, se l'operatore fa vedere, sono spariti, si sono volatilizzati, sono tutti stati chiamati. Allora, con me c'è, vorrei farvi vedere, Maurizio Bonomi, eccolo, che è il presidente del comitato della Croce Rossa di Bergamo e che ci può spiegare meglio sicuramente di me che cosa sta succedendo e come organizzate le vostre giornate. Ecco, partiamo, ecco, abbiamo visto adesso due chiamate in 5 minuti. Quanto tempo passa tra una chiamata e l'arrivo? Che cosa succede? Ci racconti un po' una giornata tipo. Allora, le chiamate sono frequentissime, i mezzi non riescono neppure a fermarsi, fanno tutte le procedure di sanificazione ad ogni missione che ci viene inviata dal 118 della sede della Soreo di Bergamo. Si va sul paziente, si fa una valutazione di quello che sono i parametri principali, respiro e temperatura e saturazione. E ci si collega poi con la console operativa sanitaria, che provvede a fare una valutazione e decide se può mandare il paziente in ospedale e in quale ospedale inviarlo, oppure preferisce la domiciliazione e il paziente viene affidato alle cure dei medici di base. Ogni giorno noi abbiamo circa 40 ambulanze su tutta la provincia come Croce Rossa, pubbliche assistenze, ci coordiniamo costantemente con la sala Soreo di Bergamo e siamo costantemente collegati con loro. Questo è per quanto riguarda la parte sanitaria. Sì. Inoltre svolgiamo servizi per la popolazione, facciamo l'acquisto dei farmaci per le persone anziane in collaborazione con il comune di Bergamo, ma con moltissimi anche altri comuni di tutta la Bergamasca. Ritiriamo le ricette in farmacia e le portiamo agli anziani nella massima sicurezza dei nostri operatori e degli utenti a cui serviamo. Non c'è mai un contatto fisico, vengono recapitate sulla porta e così manteniamo gli anziani a casa e tutti gli operatori costantemente controllati e protetti. Aspetta, Bonomi, come vi proteggete? Mascherine le avete? I dispositivi arrivano? Assolutamente, tutti i nostri personale sanitario, dipendente e volontario, hanno i DPI necessari. Facciamo si fatica ad acquistarli, ma grazie comunque anche alle aziende, ad Areo, alla Croce Rossa Italiana, che ci mandano materiale, tutti i nostri operatori sono completamente protetti. La protezione è con una mascherina FFP2, le cuffie, calzari quando si va nelle case dei pazienti, camice TNT o tutta ad alta protezione. Ad ogni missione
il mezzo viene completamente sanificato, sia con detergenti a base di cloro e di alcol che con la nostra macchina sanificatrice per ossido di idrogeno. Questo per l'incolumità dei nostri dipendenti, dei nostri volontari e di tutti i pazienti che trasportiamo. Senta Bonomi, lei che segue in qualche modo l'emergenza dall'inizio, dal suo primo momento, che idea si è fatta del contagio qui a Bergamo? Perché noi abbiamo visto nell'Lodigiano una zona rossa contenuta con delle misure molto, molto potenti, cioè si sono bloccati quei comuni per 2 settimane e abbiamo visto un contagio in qualche modo scendere. Qui sembra che sia partito dall'ospedale di Alzano Lombardo, ora è difficile, poi soprattutto per noi che facciamo la cronaca di questa cosa, riuscire a mettere insieme tutti i tasselli, ma voi che idea vi siete fatti del contagio? Allora, noi abbiamo fatto la prima riunione operativa il 23 di febbraio dopo il primo focolaio di Alzano, subito la situazione è apparsa molto grave. E sicuramente nell'area di Lodi il contenimento stretto di tutta l'area ha fatto sì che il contagio non si propagasse a grandi numeri. Su Bergamo purtroppo la zona rossa non è partita immediatamente e il contagio si è allargato parecchio. Adesso col nuovo decreto dove si chiede alla gente di stare a casa, i numeri cominciano leggermente a diminuire. Confidiamo nella capacità dei cittadini di rimanere a casa il più possibile. Non serve. Questo ricordiamolo bene, assolutamente. Di restare a casa ovunque, in tutto il paese, non soltanto in Lombardia. Tutto il paese deve rimanere a casa, assolutamente, uscire solo per lo stretto necessario per comprare gli alimentari. Si potrà correre fra 2 mesi tranquillamente tutti, ma adesso dobbiamo rimanere tutti a casa, solo così possiamo sconfiggere il contagio. Volevo chiedere un'ultima cosa, abbiamo notato andando negli ospedali, stando da fuori, che si formano a volte delle file con le ambulanze fuori dal reparto dell'ospedale, perché succede questo? E quindi questo credo che rischi di ritardare, no? Un po' tutta la catena, perché succede questa Assolutamente. Cosa? Assolutamente, i pazienti che vengono portati al pronto soccorso, c'è tutta una procedura di triage e i mezzi sono tantissimi e dunque può succedere di aspettare mezz'ora, anche un'ora fuori dai pronto soccorsi, perché comunque lo scrupolo dei sanitari nel fare il primo triage è fondamentale anche per classificare i pazienti. Grazie Carmelo, okay. E soprattutto dunque, l'attesa può ritardare la missione successiva, okay. Ma è importante fare. Ci stanno salutando dallo studio siamo un po' lunghi. Grazie. Rimanete a casa, mi raccomando. Ecco, rimanete a casa. Grazie a tutti gli operatori anche della Croce Rossa. Avete sentito e sapete che si ammalano poi anche loro, si ammalano in tanti, medici, infermieri, medici di base, la corsa o la corsetta. Io lo so che ci sono gli amanti del jogging, insomma, ha questa abitudine. Per favore, anche voi, fate un sacrificio, come ha detto il signore della Croce Rossa, tornerete poi a correre, magari prendete, diciamo così, come tempo di camminata quello che vi serve per necessità, per andare a fare la spesa. Buffagni, nel salutarla, lo ricordiamo questo, no? Anche il ministro Spadafora ha detto altrimenti dobbiamo intervenire anche su quella che viene definita la corsetta, insomma, ma quella che in molti stanno prendendo, anche sì, ci sono gli appassionati, gli atleti, per carità, ma in molti stanno anche utilizzando per scaricare un po' la tensione e prendere aria. Sì, sì, io mi allineo a tutte le prescrizioni che danno gli scienziati, anche per questo momento credo che stia dimostrando come la competenza serva in questo paese, serva un po' di persone che sanno di cosa parlano. Dopodiché io dico anche che immagino che stare chiusi in casa è difficile, fa andare fuori di testa le persone, quindi sarà un altro dei temi che dovremo affrontare, ma ciascuno di noi deve assolutamente fare la sua parte, come diceva prima il presidente del comitato della Croce Rossa, che sta vivendo day by day la situazione grave lì. Dobbiamo evitare che quella situazione grave aumenti lì e arrivi in altri territori, e si sposti, quindi ciascuno deve fare la sua parte, perché ciascuno di noi è indispensabile per questa battaglia, perché siamo tutti nel campo di guerra ed è fondamentale tutelare noi stessi e i nostri cari, stando a casa. Grazie Buffagni, andiamo in pubblicità. Grazie a voi.